Una delle problematiche che lamentano maggiormente i cittadini cavesi è quella della manutenzione ordinaria delle strade e non solo, soprattutto nelle frazioni. La stragrande maggioranza delle interrogazioni e raccomandazioni che i consiglieri comunali portano all'attenzione dell'amministrazione in occasione dei question time sono proprio legati a questo argomento. Nell'ultima riunione del parlamentino cittadino è stato il consigliere della Fratellanza, Bruno D'Elia, a segnalare una serie di problematiche che attanagliano in particolar modo la frazione di Sant'Anna. Sì, infatti oggi le problematiche erano diverse, ma ho attenzionato molto quella che è la frazione di Sant'Anna. Sant'Anna vive un momento veramente molto molto drammatico. Io sarei proprio quasi dimenticato totalmente dall'amministrazione. Devo dire anche non solo da questo, per la verità. A quella passata erano lo stessi loro, per cui tutto sommato è la continuità. Però Sant'Anna, io ricordo l'ultimo intervento importante fatto a Sant'Anna riguardo la piazza Bernardino Lamberti, e l'abbiamo fatto con allora l'amministrazione Messina, dove abbiamo rifatto tutto il rifacimento della piazza. E oggi la cosa che veramente rattrista è vedere quella piazza con quel tipo di basolato che abbiamo usato all'epoca, molto importante perché si colloca benissimo in tutto quello che è il contesto paesaggistico, ricoperto con delle toppe di asfalto, ma non da oggi, ma sono già diversi anni che si sussegue con questo metodo veramente fuori da ogni regola. Il mio appello oggi è stato quello veramente di intervenire, ma con urgenza, perché ormai sono già mesi che segnaliamo questo degrado, ma ci viene detto di volta in volta, sì, poi vedremo, faremo. L'indicazione del sindaco è stata quella di convocare una commissione ad hoc per fare un ordine di gradualità secondo le esigenze, che io condivido pienamente. Io mi renderò già promotore già da domani per questa convocazione e distillare un elenco di quelle che sono le priorità. Ritengo che Sant'Anna deve essere una priorità assoluta per il rispetto dei cittadini di Sant'Anna, che nulla hanno meno rispetto ad altri cittadini cavesi. Pagano le tasse come tutti quanti ed è giusto praticamente avere un'attenzione come del resto ce l'ha tutta Cava di Tirreni. Per cui ecco, veramente mi sento impegnato in prima linea, ma con i fatti e non più con le chiacchiere come è stato fatto per tanti anni. E sempre per quanto riguarda Sant'Anna, l'ex consigliere comunale Vincenzo Lamberti invece ha sollecitato l'amministrazione comunale ad intervenire in tempi brevi per risolvere la problematica relativa alla pericolosità del muro di contenimento della scuola dell'infanzia della frazione metelliana. In primis va messo in sicurezza il muro di contenimento della parte antistante alla scuola dell'infanzia che dà sulla strada provinciale via Pasquale di Domenico, proprio all'incrocio con via 10 Mare. E questo tratto delimitato appunto da diversi mesi, da oltre 3 mesi, da questa segnaletica. Detto questo, sicuramente prima dell'inizio dell'anno scolastico vanno tagliate le erbacce all'interno della scuola, nella parte di terreno, insomma nel giardino della scuola, chiamiamolo giardino, e va messa in sicurezza, va fatta un po' di minima manutenzione, cioè